Dopo la presentazione del manifesto ufficiale dei bozzetti dei quattro nuovi carri allegorici, l'ente carnevalesca questa mattina ha illustrato le novità inerenti al tesseramento e i biglietti d'ingresso alla manifestazione più dolce d'Italia dal 1347. Il Carnevale di Fano dunque scalda i motori per le prossime tre sfilate, in programma il 5, 12 e 19 febbraio lungo Viale Gramsci, insieme al getto di quintali di dolciumi e la presenza di ben 13 maestranze dei carristi. Novità di quest'anno, la possibilità di tesserarsi anche online, direttamente sul sito ufficiale dell'evento. Ci si potrà tesserare online, comodamente da casa, però ovviamente chi volesse tesserarsi in forma tradizionale può venire in Carnevalesca o in altri punti delegati e le persone saranno assistite a tesserarsi in forma più tradizionale, quindi non c'è problema. Chi sarà tesserato avrà, come sapete, come sempre, grandi agevolazioni e sconti, quindi il recupero del costo della tessera è veramente immediato, ma non solo, la cosa importante è che potrà partecipare alla vita sociale della Carnevalesca e quindi venire a votare, partecipare ai consigli, ma anche venire ad aiutare il Carnevale. E oltretutto potrà entrare ai corsi mascherati a soltanto un euro. Non solo l'ingresso ad un euro, ma anche tanti vantaggi commerciali come sconti in ristoranti di Fano, negozi di bici, giochi e cartoleria e infine uno sconto di 5 euro sul costo del biglietto dell'Alma Juventus Fano per le partite giocate in casa. In più, con la tessera si avrà diritto ad ulteriori ingressi ridotti al cinema e nelle strutture di intrattenimento in Italia e sconti in altrettanti negozi e attività fanesi. Chi si tesserà entro il 6 gennaio avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di una postazione getto e vincere dei premi. Piccolo ritocco infine anche per quanto riguarda il biglietto per accedere alle sfilate, che costerà 12 euro se acquistato online sempre sul sito carnevaledifano.com, cifra che cambia se acquistato direttamente all'ingresso della manifestazione. Biglietto online costerà 12 euro l'intero e 10 euro ridotto online e 15 euro intero e 13 euro ridotto alle casse. Faccio notare però che si può fare anche un biglietto mentre si è in città e prima di entrare al Carnevale si può fare il biglietto sul cellulare, quindi non è detto che si debba fare prima a casa, è molto semplice, molto agevole e ci evita appunto, come dicevo, tante file.